Il Taj Mahal è il gioiello della corona dell'arte islamica in India. Venne fatto erigere dall'imperatore Shahjahan della dinastia dei Mughal in ricordo della moglie. L'imponenza di una delle sette meraviglie del mondo dipende dalla sua posizione, all'estremità di un giardino di acqua, anziché al suo centro. La prospettiva e i riflessi enfatizzano la maestosità dell'architettura. È stato costruito tra il 1631 e il 1653. La tomba è alta 25 metri, ma i minareti raggiungono i 42 metri. L'intero sito occupa 42 acri. L'architetto che lo ha costruito è Ustad Hamad Lahauri, che lo ha realizzato in marmo bianco e arenaria rossa. Se osserviamo la sezione del Taj Mahal, vedremo la forma della cupola a cipolla e la camera sepolcrale collocata al di sotto. Il lungo tempo di riverberazione lascia sospese nell'aria le preghiere, suggerendo l'idea del paradiso. L'altezza della cupola di marmo è pari alla lunghezza della base ed è esaltata dal fatto di poggiare su un alto tamburo. Tra le caratteristiche fondamentali dello stile Shahjahan, notiamo la simmetria lungo due lati di un asse centrale, l'uso di linee curve, nuovi stili di colonne e pannelli con tralci di fiori. Le colonne sono ottagonali con un capitello composto da piccoli archetti. La pianta è perfettamente simmetrica, una camera sepolcrale ottagonale al centro, collegata da corridoi a raggiera ai quattro ingressi e alle quattro camere d'angolo. Alcune curiosità. Il testo induista Vishnu Dharmottara Purana indica l'utilizzo della pietra bianca per gli edifici della casta sacerdotale e della pietra rossa per quella dei guerrieri. Il Taj Mahal rispetta queste regole. Il marmo bianco è stato utilizzato per le cupole, l'arenaria rossa nella moschea e nel caravanserraglio. Il tempo di riverberazione è di 28 secondi, il triplo di quello all'interno della Basilica di San Pietro. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!